Fabio Riverani. Mister, insomma, partita difficilissima, la Ternana che ha vinto, ha fatto sua con pieno merito. Penso che abbiamo fatto una grande partita, sotto tutti i punti di vista, tatticamente, tecnicamente, con voglia, con fame. È normale che veniva qui una corazzata, obiettivi diversi, però come ho detto ai ragazzi, nei 90 minuti tutto può succedere, questo è lo sport più bello che c'è, e nelle partite secche i valori non dico che si abbassano, ma si possono un pochino limare. E oggi i miei ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare al massimo, tranne un paio di situazioni che siamo stati un po' ingenui e potevamo prendere gol, però per il resto nella globalità sono molto molto felice. Squadra diciamo insormontabile, sembrerebbe, a giudicare da oggi in difesa, dove Meccariello ha giganteggiato insieme a Diachité, dirigente a centrocampo e soprattutto nel secondo tempo molto pericoloso in avanti, micidiale in avanti, con Palombi che non è un mostro di altezza ma ha un opportunismo, un'elevazione, un tempismo evidentemente fuori dal comune. È un giocatore che fa di queste sue qualità, sia la profondità, sia l'attacco alla porta, lo sente suo. Devo dire che il secondo tempo Falletti anche è stato straordinario. L'azione del rigore penso che sia stata, per tecnica, per velocità, per intuizione, una delle più belle da quando sono qua. Quindi questo è quello che voglio da lui e da Palombi, che avendo questa condizione fisica che in questo momento hanno è importante, quando arrivi al 60-70 loro con gli spazi possono farti male. Oggi lo hanno fatto in modo eccezionale. Avenatti anche ha fatto molto bene, ha attaccato la porta, tranne il rigore, però per il resto ha lavorato molto bene. Quello scavino è da farglielo dimenticare, insomma, un calcio di rigore. Ma sai, io dico sempre che poi i rigoristi sbaglia solo chi lo prova, no? Quindi saremmo stati qua tutti a dire se avessi fatto gol è un eurogol, freddezza, personalità, se si sbaglia può succedere. Direi che fortunatamente non è valso sul risultato finale. Questo costante miglioramento è probabilmente difensivo, probabilmente dovuto anche a maggior filtro del centrocampo, no? Sia Petriccione che Di Noia si sono sacrificati molto anche sulle chiusure, sulle fasce laterali, Ledesma anche, cresciuto anche in condizione, però in difesa veramente non concedere occasioni a Ciofani, a Dionisi e a Mokoulou, beh, insomma, è qualcosa di sicuramente importante, di una garanzia forse anche per il futuro. No, stanno lavorando molto bene, io non credo mai che la fase difensiva dipenda da un reparto solo, e questo è quello che lavoriamo. Io penso che anche i tre davanti, che fanno un ottimo lavoro, permettono poi agli altri di recuperare in modo meno problematico. È un lavoro di squadra, i quattro stanno facendo molto bene, Diachité e Meccariello più giocano insieme e più stanno bene. È normale che in questo momento la squadra ha una buona condizione, ha una buona attenzione. Io credo che nella fase difensiva specialmente l'attenzione valga molto di più di una corsa o di uno scatto. L'attenzione a prevenire quello che può essere il pericolo mi permette di essere più agevolato. Oggi rispetto al passato cosa le è piaciuto di più della squadra? Sono stati eccezionali oggi, forse per me, per il blasone della squadra che affrontavamo, non abbiamo concesso nulla tranne un nostro errore che avevamo palla noi tranquillamente, poi il resto non hanno mai... La palla persa da Di Noia? Sì, tranne quella che è stata un po' problematica per noi, per il resto non abbiamo sofferto nulla, e la prima palla su Mokoulou abbiamo sbagliato un'uscita, però per il resto a concedere solo questo a una squadra come il Frosinone devo dire che la squadra è stata perfetta. A volte voglio dire, forse è questa ancora che la Ternana deve mettere nel proprio DNA, no? Nel senso, non ci cincischiare troppo quando si ha il pallone, soprattutto se ci sono degli avversari che ti pressano. No, quando si è in uscita, che abbiamo conquistato palla, dove magari stiamo noi per andare ad attaccare, bisogna giocare semplice, veloce e senza permettere agli altri nella guida di portare avanti il pressing. Oh, sarà sicuramente per la bravura di Contini, no? Per lo spirito di applicazione anche di Contini, ma probabilmente sarà anche il merito anche di Liverani, che insomma, lo schiera, evidentemente ha fiducia in questo giocatore, perché anche oggi schierato al posto di Germoni direi se l'ha cavata egregiamente, così come se l'era cavato a Chiavari, cosa che magari in precedenza non aveva fatto, però oggi come oggi mi sembra uno che dà garanzie. Io credo che Matteo non è più un ragazzo, quindi bisogna rapportarsi schiettamente e dirgli quello che lui pensa,
ascoltarlo e lui ascoltarlo. Penso che lui sia un ragazzo che capisce molto di calcio, ha giocato nelle categorie superiori, quindi tatticamente è molto più avanti degli altri, e bisogna metterlo in condizione di potersi esprimere e non metterlo in difficoltà. Quindi è normale che quando gioca lui gioca in una maniera che è diversa da chi è un frutificante. Certo. Però lui lo fa in modo eccezionale, si adegua a quello che gli chiedono insieme agli altri, e sicuramente ha in Petriccione, Di Noia e Defendi, le mezzali che giocano, sicuramente che lo aiutano molto con un grande sacrificio. Condizioni di Germoni? Ma non lo so, ha preso una botta in testa, spero che non sia niente, penso un colpo di frusta, non lo so, però l'ho visto che l'hanno un po' bloccato, vediamo un po'. Grazie mister, grazie. Congratulazioni, grazie.